tra due anni coglieremo l'occasione anche per andarci con le scuole. E il padre Alex Zanotelli quel giorno ci ha lasciato un po' stupiti, ci ha detto: ragazzi, dobbiamo armarci fino ai denti. Come? La marcia della pace? Sì, dobbiamo armarci di determinazione, di coraggio, di voglia di cambiare, perché il mondo ha davvero bisogno di cambiare. Faceva riferimento a quello che si è creato a livello economico, il fatto che tutto il mondo si basi sulla concorrenza, sul fatto di la prevaricazione di un popolo su un altro, di una persona su un'altra, mentre la solidarietà... Nel corso del tempo noi dobbiamo, soprattutto voi giovani ragazzi, dovete rendervi conto che siete il futuro, siete voi il nostro futuro, e dobbiamo dare un'impronta diversa a quello che è il mondo che conosciamo oggi. E sono dirette ad aggredire altri popoli. Non abbiamo bisogno di certo di aerei che arrivano a bombardare fino in Russia, per dire, no? Ce ne abbiamo già di aerei della difesa, quindi quelle spese chiaramente andrebbero di sicuro tagliate, incentivate, invece sono strettamente collegate. Quindi ogni diritto ha un dovere. Quando reclamate un diritto, prima dovete sapere che avete un dovere, fare le cose bene e secondo le regole. Chiaramente il ringraziamento va, abbiamo seguito la marcia della pensare, questa è l'ultima riflessione, che il popolo, quindi noi tutti insieme, alla lunga possiamo fare molto più di quello che hanno fatto finora i nostri governi della pace. Quindi tutti insieme ci si può riuscire. Grazie.